Nuova intervista su Veggie Channel, un saluto a tutti. Oggi parliamo di agricoltura biodinamica, un tema che secondo me è molto importante oggi approfondire, in quanto spesso sentiamo parlare proprio di agricoltura biodinamica, quindi questa parola biodinamica, ma non sempre siamo del tutto consapevoli di che cosa significa, soprattutto anche da un punto di vista pratico. E oggi approfondiamo questo tema con un vero e proprio esperto. È qui con noi Adriano Zanni, agronomo, enologo, consulente. Adriano, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie di avermi interpellato. E noi partiamo dal nuovo numero di Terra Nuova, in cui c'è proprio una intervista, ecco, dedicata a te, Adriano. In modo particolare ci parli dell'interazione, no, tra questo cambiamento climatico e tutto quello che sta succedendo e l'impatto che ha ovviamente in agricoltura e soprattutto anche nel mondo dell'enologia. Giusto? Raccontaci un po', Adriano, com'è il tuo mondo? Ok, tu sei un consulente, di cosa ti occupi? Allora, grazie ancora dell'opportunità. Di cosa mi occupo io? Beh, lavoro nell'ambito dell'agronomia, della viticoltura e dell'enologia attraverso delle posizioni professionali diverse, da consulente, da formatore e con la mia squadra di lavoro anche proprio a un supporto alla crescita aziendale, quindi anche a temi di risorse umane. Ci occupiamo di introdurre e mantenere, sono già presenti nel migliore dei modi, tutti quegli elementi tecnici, pratici, organizzativi e di visione, quando sono necessari, alle aziende per poter tenere la parola vitalità più alta possibile in che ambiti? Nell'ambito del suolo, della pianta, degli animali, degli uomini che ci lavorano dentro e dell'organizzazione intera. Bellissimo, intanto la parola vitalità, ecco, a noi di Veggie Channel piace tantissimo perché crediamo proprio nell'importanza di fruire, no? Di tutto ciò che avere un ambiente giusto vitale vuol dire rendere noi stessi vitali. E quindi tu aiuti, ok, a passare verso la vitalità. Sì, e in tutto questo attraverso un metodo molto preciso, perché per me l'agricoltura biodinamica significa metodo agricolo, quindi ha all'interno, come dire, l'impatto nel quale è diverso, quindi è su tutto il mondo agricolo e attraverso cosa impatta un metodo. E un metodo è fatto di tecniche, è fatto di azioni precise che si confrontano con tantissima ricerca, empiria, prove, risultati, fallimenti. Quindi in questa parte non è lontano da tutti quelli che sono gli altri metodi, semplicemente che ha all'interno di sé delle peculiarità. Peculiarità che, per darvi degli esempi, vivono attraverso, se per esempio parliamo di terreno, di suolo, il fatto che utilizziamo delle tecniche precise, ci sono dei preparati che fanno funzionare il suolo, ci sono dei sovesci, ci sono degli apporti di sostanza organica, ci sono tutta una serie di lavorazioni del suolo che proteggono e incrementano il contenuto della sostanza organica. Perché cos'è la sostanza organica? È la parte viva del suolo, quindi voilà il collegamento con vitalità di prima. Quindi abbiamo bisogno di rendere un suolo vivo, che può essere un'accezione descrittiva generica, ma in realtà è super misurabile, perché un suolo vivo si misura per contenuti di microbi, insetti, vermi, relazioni con gli esudati radicali, tante varie cose tecniche che non voglio annoiare quelli che tecnici non sono, e però per rassicurare sul fatto che sono tutte relazioni e contenuti misurabili. Per esempio, Quindi se c'è vogliamo parlare di suolo. un metodo concreto e preciso che tu vai Assolutamente. proprio a insegnare in un certo senso, giusto, alle aziende. E quindi questo da un punto di vista pratico, però per noi, come dici tu, siamo poco, mastichiamo poco, ecco, il mondo dell'agricoltura. Che cosa vuol dire poi? Un'azienda prima non è biodinamica, ora è biodinamica. Ti faccio un esempio con un'azienda con la quale ero questa mattina, alle porte di Firenze. È un'azienda che da diversi anni era un'azienda biologica, abbiamo cominciato a lavorare assieme, quindi lavoro con tutto lo staff dell'azienda, e da cosa lo possiamo notare ora che l'azienda sta seguendo tutti quelli che sono i principi e le tecniche della biodinamica? È un'azienda più complessa, è l'azienda più biodiversa di prima, più polifunzionale.
Cosa significa? Che all'interno dei vigneti tu troverai un terreno cambiato rispetto a 5 anni fa, più soffice, più morbido, più poroso, più scuro, con un maggior contenuto di sostanza organica. E questo perché? Perché quando piove, e lo vediamo ora, l'acqua ha la capacità di entrare, di essere assorbita e di drenare quando è in eccesso, per darti un esempio. L'azienda la troverai cambiata rispetto a pochi anni fa perché vedrai dei sovesci, quindi biodiversità nel vigneto per entomofauna utile, api e biodiversità a livello anche visivo, quindi vedrai tante fioriture, vedrai tanta bellezza assieme a questo e vedremo tante radici che stanno lavorando per strutturare il terreno. La troverai diversa rispetto a prima perché vedrai delle colture che prima non c'erano, perché abbiamo inserito dei cereali antichi con i quali l'azienda fa il pane e fa dei prodotti legati ai cereali antichi, quindi pasta e quant'altro. Vedrai un'oliveta con delle pecore che stanno mangiando l'erba sotto, che quindi riducono l'utilizzo dei trattori, abbattono le emissioni di CO2 e incrementano la sostanza organica. E questa azienda la troverai diversa assaggiando i prodotti, perché sentirai nel vino una aderenza ancora più forte a quelle che sono le specificità di quel territorio. Quindi sentirai un vino ancora più sano, ancora più pulito, nel senso non solamente di inquinamento, ma proprio come capacità di interpretare quel singolo terreno, quella singola annata, quella singola varietà. Quindi con ancora meno fattori di interferenza, conservativi e quant'altro rispetto a prima. Quindi possiamo percepire degli alimenti che parlano ancora di più del loro territorio. Assolutamente sì. E ultima cosa che mi viene da condividere tra quelle che per prime mi vengono in mente è che troverai questa azienda cambiata perché il gruppo di lavoro è cambiato, perché è un gruppo di lavoro che coopera molto di più, che affronta i temi in modo diverso, che si trova molto più al centro dell'azienda di quanto lo fosse prima. Perché questo è un lavoro conseguenziale che io porto nelle aziende quando lavoro con l'agricoltura biodinamica, quindi sempre, perché lavoro solo con questa tecnica, perché questa tecnica impatta anche sull'uomo, perché una volta che all'interno di un'azienda ho cambiato il terreno, ho cambiato il modo di approcciare la pianta, ho cambiato il modo di immaginare l'azienda, che non è più un'azienda viticola, ma diventa sempre di più quello che noi chiamiamo un organismo agricolo. È chiaro che anche tutto il gruppo di lavoro si trova in un'altra necessità di organizzarsi, di relazionarsi. È una tecnica che va a impattare sul lungo termine anche su quella che è il tipo di leadership aziendale, quindi una leadership molto più partecipativa, più orizzontale e quant'altro. Quindi da fuori cosa vedrò? Beh, vedrò un gruppo di lavoro che nel migliore dei casi lavora meglio, è più felice di lavorare all'interno e più quando sai, la felicità qualche volta può essere un po' generica, ma ti rubo una parola che hai usato te prima, più consapevole. Quindi più consapevole di quello che fa, di quello che succede, e più capace di misurare i cambiamenti all'interno del vigneto, per esempio, o all'interno di altre colture o Com'è quant'altro. la situazione in Italia? Ecco, io mentre tu mi raccontavi questo stavo sognando e dicevo, ma sarebbe bello che ogni azienda, giusto, ormai diventasse, prendesse insomma almeno il più possibile questa direzione. È possibile? È un'utopia? Cosa sta No, vabbè, dai, succedendo? direi che per quanto mi riguarda è una realtà, in quanto è il lavoro che faccio tutti i giorni, assieme al mio team, e quindi è qualcosa di estremamente concreto. In 20 anni di attività, quello che ho visto è un incremento sostanziale delle aziende. Io prima all'inizio lavoravo per piccole aziende o magari per aziende molto intenzionate anche dal punto di vista spirituale, mi verrebbe in mente, no? Quindi qualche azienda che aveva davvero una radice profonda per forza con la biodinamica, nel corso degli anni abbiamo visto che invece questa è una tecnica applicabile anche a grandi aziende che semplicemente vogliono lavorare bene e quindi sono moltiplicate grandi, piccole e medie aziende e questo fa sì che anch'io personalmente stia lavorando con uno spettro molto ampio di aziende in termini di superficie, in termini di climi, in termini di collocamento geografico e quindi è possibile, è sempre più diffusa, siamo in tanti a lavorare così. Io sono un esempio, per fortuna, tra tanti a livello di colleghi e professionisti, perché abbiamo visto che le pratiche, le visioni dell'agricoltura, dell'agricoltura biodinamica sono, e ti direi anche devono, essere fortemente connesse con quelle che sono la buona agronomia, la buona enologia, la buona tecnologia, la buona tecnica, e quindi è possibile integrare tutto questo
per l'obiettivo di produrre del benessere, misurabile come risultati economici, risultati sociali, risultati di evoluzione del terreno, risultati di qualità percepita del prodotto. E questo è un ingranaggio fondamentale perché io penso un po' dal mio punto di vista, ecco, di psicologa, di food coach che cerca proprio di aiutare le persone ad adottare uno stile di vita, appunto, che poi abbia l'obiettivo ovviamente del benessere e della vitalità, come si diceva prima. Però se manca quell'ingranaggio di fondo, dove sapere di poter trovare un cibo che sia veramente vivo, ok? Vitale, che sia coltivato in modo gentile, che dietro ci sia una fileria di benessere dove si lavora in modo sinergico, allora qui veramente, insomma, ecco, possiamo parlare di vero benessere. Importantissimo questo. Rispetto agli altri paesi, perché so che tu collabori anche all'estero, insomma, ecco, abbiamo qui con noi a Veggie Channel oggi veramente un personaggione, ecco, di cui sono molto, molto orgogliosa, ecco, di intervistare. E com'è all'estero? Dipende molto dai paesi. L'Italia ha recuperato una posizione di timidezza nei confronti della biodinamica molto velocemente negli ultimi, ti direi, 20 anni. Ci sono tanti paesi europei che lavorano in maniera intensa come l'Italia, penso in particolar modo alla Francia, alla Germania, alla Svizzera, all'Austria, anche la Spagna sta molto aumentando. Io lavoro anche negli Stati Uniti e per esempio tutto quello che è West Coast sta funzionando molto bene, quindi c'è un grande incremento per quanto riguarda l'agricoltura biodinamica. Un altro paese nel quale è molto ampio l'utilizzo della biodinamica, per esempio, è l'Australia. Anche la Nuova Zelanda. Per esempio, in Egitto c'è una grandissima oasi che è il Sikkim, dove viene utilizzata l'agricoltura biodinamica su migliaia di ettari. Quindi, come grande, come big picture, ti direi questa, con tantissime altre varianti, però fai conto che è una tecnica presente in tutti i continenti e che sta aumentando la presenza e la diffusione in tutti i continenti. Il fatto che ci sia, diciamo, questa famosa agenda, diciamo così, 2030, con degli obiettivi più o meno green, ecco, questo sta spingendo, sta aiutando, facilitando le cose, stimolando oppure no? Dal mio punto di vista direi di sì, perché sta creando strumenti, sta creando anche una sorta di endorsement sociale verso la necessità di avere un qualcosa di tutto più colorato di verde. Mi mantengo generico. Quindi è uno strumento culturale e culturale. L'agenda di cui parli, chiaramente poi si può sempre fare meglio e non tutto è recepito e recepibile nei termini. I cambiamenti delle aziende, i più grandi, devono venire da dentro, da parte delle persone che le gestiscono. E non importa, per mia esperienza, minimamente di che azienda si tratta e di quanto grande sia l'azienda e di cosa faccia. Perché il chi è un'altra cosa. Appartiene a chi gestisce l'azienda o chi ne è proprietario, poco importa, dipende dal tipo di leadership, e quindi questi sono degli strumenti di supporto. Quindi rispetto a prima, se io domani voglio cambiare, ho degli strumenti che mi supportano al cambiamento, più o meno efficacemente. Prima, se volevo cambiare, dovevo farlo un po' più da solo, con minori strumenti tecnici, tecnologici, finanziari, economici, legislativi. Ora invece ho un mondo che se domani voglio cambiare, andare di là, mi aiuta. Ecco, e chi volesse approfondire proprio e scoprire un po' di più il tuo modo di lavorare, tutto è confluito in un libro, vero? Adriano per Terra Nuova Edizioni. E prima di salutarci, ecco, se vuoi raccontarci un attimo di questo libro. Mi fa molto piacere poterne parlare, insomma, è in uscita. È una sintesi dei primi 20 anni di mia esperienza, fatta in tantissime aziende e organizzazioni a livello internazionale, e è una sintesi che tratta in particolar modo gli argomenti classici della viticoltura biodinamica. È un manuale pratico di viticoltura biodinamica, e quindi condivido la mia esperienza su come applicare la viticoltura biodinamica in diversi contesti, quali sono, secondo me, secondo la mia esperienza, secondo i risultati che ho osservato, gli strumenti più efficaci e gli strumenti meno efficaci. Quali sono i benefici, quali sono i problemi? E portare tanti esempi che parlano alle aziende grandi, piccole, di qualsiasi parte del mondo, il più da vicino possibile. Quindi parlare attraverso esempi, attraverso casi concreti, a qualcuno che vuole, con curiosità, iniziare, investigare, fare, approfondire
questo metodo, che è quello della viticoltura biodinamica. È l'unico libro presente a livello internazionale, motivo per cui ho accettato molto volentieri l'invito da parte dell'editore con il quale già collaboro da diversi anni, perché mi sembrava un'opera che da più persone è stata richiesta e controllando è vero che manca a livello internazionale, quindi. Un libro sicuramente utile e interessante, quindi non vediamo l'ora, ecco, di Lo poterlo spero. consultare. E allora, Adriano, i tuoi riferimenti, come poterti contattare eventualmente? Hai un sito, qualcosa? Assolutamente sì, molto volentieri. Il sito è www.cambionfarm.com, dove trovate tutte le attività, il portfolio e tutto il mio gruppo di lavoro. Allo stesso modo, con gli stessi nomi, potete trovare nei social i riferimenti miei e di Cambium. Grazie mille allora Adriano per essere stato con noi, un saluto a tutti quanti e alla prossima intervista sempre su Veggie Channel. Ciao a tutti! Grazie mille, ciao a tutti.